ogni anno, i TOTS si stanno avvicinando. Tutti sono pronti a spacchettare, compreso te. Ma aspetta, tu non hai crediti. Ma forse abbiamo una soluzione. Passa da IGVOLT e con il codice IMALA riceverai il 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, sono Amine e sono qui anche questa settimana per portarvi il Team of the Week Prediction. Quindi partiamo subito. In porta troviamo Emiliano Viviano. Emiliano Viviano che ha parato un rigore ha permesso alla sua Sampdoria di vincere per 2-0, quindi ha la possibilità di far parte di questo Team of the Week. Poi abbiamo terzino destro Matteo Darmian. Darmian che ha segnato un gol e diciamo ha favorito l'autogol della squadra avversaria, consentendo al suo Manchester di vincere per 2-0. Dunque anche lui secondo me si merita questo posto in questo Team of the Week. Poi abbiamo Berezutsky che ha segnato un gol e ha permesso al suo CSKA di vincere per 1-0, quindi diciamo è stato cruciale per la vittoria della sua squadra. Anche qui posto meritatissimo. Poi abbiamo Alberto Moreno. Alberto Moreno ha fornito due assist e purtroppo però la sua squadra ha pareggiato, infatti il Liverpool vinceva 2-0 e si è fatto rimontare dal Newcastle e la partita dunque è finita per 2-2. Poi abbiamo Mkhitaryan. Mkhitaryan che nella vittoria del Borussia per 3-0 contro lo Stuttgart è riuscito a segnare due gol e fornire l'assist del 3-0. Quindi anche qui molto importante, diciamo addirittura fondamentale per la vittoria della sua squadra e quindi un posto in questo Team of the Week sicuramente meritato. Poi abbiamo Mertens. Mertens che nella vittoria per 6-0 in casa contro il Bologna è riuscito a segnare 3 gol e a fornire gli assist per gli altri 3. Quindi anche qui un posto sicuro e dovrebbe uscire come esterno sinistro. Poi abbiamo Gareth Bale. Bale che in soli 14 minuti è riuscito a segnare una doppietta permettendo alla sua squadra di rimontare. Infatti il Real Madrid perdeva per 2-0 ed è riuscito a vincere per 3-2. Quindi si merita questo posto. Poi abbiamo Hazard. Hazard che quest'anno non ha ancora ricevuto versione in forma e speriamo che questa sia la sua occasione. Infatti è riuscito a segnare una doppietta contro il Bournemouth e quindi io sinceramente spero che esca perché la sua versione base già possiede un 94 di dribbling puro e questa versione per la sua agilità, per il suo tiro e comunque sia per il suo dribbling dovrebbe essere molto molto interessante. Comunque, poi abbiamo Jovetic. Jovetic che ha permesso alla sua Inter di vincere per 3-1 contro l'Udinese e ha segnato due gol, quindi anche qui prestazione molto molto buona e dovrebbe far parte di questo Team of the Week. Comunque vi ricordo che è un giocatore molto molto forte, se qualcuno di voi non l'ha ancora mai provato vi consiglio di provarlo se avete una Serie A. Io attualmente lo utilizzo ed è veramente un mostro. Poi abbiamo Paco Alcacer. Paco Alcacer che ha segnato una tripletta, 3 gol dei 4 segnati contro l'Elbar dal suo Valencia, quindi anche qui posto diciamo assicurato in questo Team of the Week. Poi come ultimo abbiamo un campione, il campione Francesco Totti. Totti che è entrato all'86esimo, il signore è riuscito a ribaltare la partita, la sua Roma perdeva per 2-1, è riuscito a farla vincere per 3-2 segnando una doppietta in pochissimi minuti. Quindi se dovessero diciamo includere il turno infrasettimanale nel Team of the Week, di solito non fanno questa cosa, però mi sono informato e a quanto pare dovrebbero includere il turno infrasettimanale. Quindi io spero vivamente che questo accada, che includano il turno infrasettimanale perché ci manca veramente in questo FIFA 16 Totti If. Se dovesse uscire io sicuramente sarei uno dei primi a provarlo assieme a Jovetic. Comunque signori vi mostro la squadra al completo. Ecco qui la squadra al completo. Dunque questa è la mia prediction del Team of the Week numero 33. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima. Bella!